arriva la Vuelta, il tuo secondo grande obiettivo stagionale. Come ci arriva Fabio Aru? Ma bene, dai, ho riposato un po' dopo il giro, poi sono stato in montagna quasi tutto luglio. Ho fatto il giro di Polonia, dove abbiamo avuto delle buone sensazioni, sia io che la squadra. Poi sono andato di nuovo in montagna per una decina di giorni e adesso siamo qua. Sicuramente siamo abbastanza motivati per far bene. Fisicamente l'approccio sembra essere stato buono, mentalmente in questi ultimi giorni anche un pochino di più si parla sempre di Astana Tridente, il capitano è Aru, il capitano è Landa, il capitano è Nibali, come si può lasciare fuori Nibali? Se ne parla tanto, tra di voi come funziona? Tra di noi i rapporti sono abbastanza buoni, anzi siamo un gruppo molto affiatato e secondo me avere la squadra con più punte è un bene per noi, anche perché avremo varie carte da giocare e secondo me i problemi ce li avranno gli altri. L'impressione però, gira che ti rigira nelle varie dichiarazioni degli altri due, diciamo così, è che ci sei prima tu e poi ci sono sia Vincenzo che Mikel. È un'impressione che hanno loro? È un modo che avete un po' voi per dire, ma adesso tu mi dici no, invece c'è prima Nibali? Com'è la situazione per te? Ma guarda, domani inizia la corsa, quindi ti ripeto, ci saranno 21 giorni dove potremo decidere la nostra tattica e vedremo. Da un punto di vista scusami, da un punto di vista morale, però che effetto fa sentirsi sempre più considerato? Cioè ogni sei mesi sei messo sempre un gradino sopra. Questo sicuramente è una bella soddisfazione, ho lavorato tanto in questi anni per raggiungere dei buoni risultati e sicuramente sto crescendo tanto, questo non mi fa paura perché la pressione penso sia una cosa che fa parte del nostro sport, quindi sono pronto e mi preparo al meglio per questo, poi come andrà non lo so, darò il massimo sicuramente. Per quanto riguarda il percorso, spesso nei grandi giri ci sono dei blocchi, no? C'è un primo blocco magari più semplice, poi in Italia ci sono i Pirenei o le Alpi, ci sono questi blocchi. Invece questa Vuelta è particolare perché ci sono salite messe in mezzo così. Cambia un po' l'approccio per voi nel modo di affrontare anche ogni singola giornata? Sicuramente dovremmo essere pronti sin da subito perché domenica ci sarà già un arrivo in salita importante. La seconda settimana è molto impegnativa e l'ultima insomma presenta degli arrivi importanti, quindi penso che sino a Madrid non ci sarà molto spazio per respirare. Questo per caso ha cambiato anche un po' il vostro modo di prepararsi, perché uno solitamente dice arrivo magari non al 100% all'inizio perché c'è un po' di tempo per crescere, e invece come hai detto tu già dal secondo giorno si sale, se uno non è preparato bene rischia di pagare tanto. No, siamo dovuti arrivare abbastanza pronti già alle prime tappe e speriamo di essere pronti anche sul campo. C'è per te una tappa decisiva, mi hai detto che ce ne sono tante, tante difficili, ma ce n'è una per secondo te più decisiva delle altre? Penso che la più dura possa essere quella di Andorra, 140 km e 5.000 metri di dislivello, quindi penso che quella possa essere la tappa più dura. Poi sicuramente la crono e anche tanti altri arrivi. Insomma. L'ultima domanda, secondo te chi vincerà questa Vuelta? Ma io penso che faccio due nomi, Froome e Quintana. Addirittura tiri fuori te e i tuoi compagni di squadra. Scaramanzia. Scaramanzia. Va bene, grazie mille.